Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, stavo cercando di capire un attimo quali sono i vassalli che si stanno muovendo in mio soccorso. Per ora vedo 12.000 di Decapolis. Ah, ok, loro stanno muovendo parecchie truppe e non è male come cosa. Quindi potrei anche evitare di tenere cioè di spostare altra gente. Ma qua 20 navi le avevo poi fatte. Ah. Potrei fare allora una cosa, fare da spola. Oh, spostiamole qua intanto le navi. Allora, questo lo farei scendere giù qua a marce forzate. In modo da poter magari alternare, riportarli qua in modo che si ripiglino un po' di manpower e poi dopo riscaricarli dall'altra parte. Ok, stavano vincendo, non era poi così necessario mandare anche gli altri. Sì, ok. Questi continuano a muoversi? Sì. Ok, qua dovrebbe esserci il vassallo che va là a pigliare tutto. Oddio. Barbari, dove hanno intenzione di andare? E vanno a Tenete. Arrivano il 10 gennaio. Noi arriviamo il 30 gennaio, quindi aspetta un attimo, marce forzate. E quando arrivate? Il 21 gennaio, ok. Non è ottimale, ma dovrebbe andare bene. No, gli altri non sono ancora arrivati. Mareu, dai, correte, 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 please, please, please. 15 gennaio. Ok. Guarda che ansia. Ok, la battaglia di Tenete è andata bene. Dov'è? Dove si stanno ritirando più che altro i barbari? Kellis. Praticamente così non perdiamo della popolazione se abbiamo un'armata sempre là vicina. Acrua, ok. Si stanno ritirando. Dove sono i miei mercenari? Mandiamo i mercenari là. Vediamo cosa riescono a darmi. Ok, uno è andato a Gebara, che non so dove sia Gebara. Ah, è qua nella zona. Ottimo, ottimo. Se vanno qua è una buona cosa, perché così almeno migliora la popolazione. Scusami, è un po'. Stordita sta cosa. Meglio così, non voglio avere tutti questi schiavi qua. Ecco, due cittadine. Meglio, è un po' più equilibrato ora, se non altro. Erano tutti schiavi prima. Allora, voi potete tornare a Paramon, ok. Le mie altre truppe non sono mica ancora arrivate, però. Tra l'altro sono 20.000, quindi non mi basteranno, però. Ah no, volevo vedere quanto ci darebbero qua come. Prendiamo un poco di aggressive expansion. Questo costerebbe 21. Direi che possiamo arrivare anche fin qua, a sto punto. Tanto abbiamo mobilitato le navi nel mentre, quindi dovremmo cercare di. Cioè dovremmo riuscire un po' meglio a gestire l'attrito. Speriamo. Non so quante truppe hanno ancora loro. E 56, ma non hanno manpower, anche se segna 56 probabilmente saranno molti di meno.
No, con questo li porto a prendere Badais e Phoenix con Kaime, poi dopo li riporto a casa. No, mi spiace, non in questo momento. Alexandria e Tenete stanno morendo. Allora, qua, muoviamone un paio. In un posto dove c'è poca gente, qua. E Atenete, spostiamo uno schiavo com'è stata lottata? Non è stata lottata, porca miseria. Spostiamo con Freeman allora. No, ci muore gente lo stesso. Questi devono tornare in là per forza. Sta morendo davvero tantissima gente. Allora. No, grazie. Ah, è troppo. Niente, perché sono 21 loro. Allora niente, sono andati in casa là. Voi appena riuscite a finire l'assedio, tornatevene a casa perché. Ma sì, dai. Basta, mi stanno assillando davvero con queste offerte qua di. Dai. Ok. Ok, voi togliete pure le marce forzate. Ah, ma non ci saranno mai loro tutti qua. Aspetta, creo una nuova unità di due persone. Questo e questo, vai. Oh, le navi vadano là. Non ci credo, ci stanno tutti senza prendere attrito. No, in questo momento non mi interessa, grazie. Oh, sta arrivando anche dove di Cascoi, una spuma così. Allora. Andiamo qua. E altri si stanno ripilando. No, non voglio questi 15.000. Allora, questi 2.000 spostatevi perché non so chi siete, sennò. No, vai lassù. Ah, io non so Tamud dove si sia ritirato e ho un po' paura di questo perché. Si stanno ripigliando? Un po' per volta, dai.
Dai. Prossimo mese sono a posto. Ah, c'erano dei Tamud qua. Li pizzichiamo? Mi sa di sì. O al pelo. Dai. Yes, li abbiamo pizzicati. Poi dopo quelli li faccio tornare indietro. Oh, ok, quelli sono già di nuovo pronti. Mi sono perso dove sono andati quegli altri. Ah, 20.000, andate qua. Quanto ci vorrà il 25 febbraio? Il 25 febbraio andiamo. Non so cosa mi stia dicendo, ma non importa in questo momento. Allora, appena siamo qua, vi farò scendere. Ok, e voi? E ci fate il giro un po' più lungo. Allora, qua. Dai, direi che dovremmo riuscire a stare su questi. Questi niente, ci metteranno la vita per che si ripilino. Posso chiamare un omen? Allora, cosa facciamo? Quello che diminuisce l'aggressive expansion ci sta. National Commerce Income. Andiamo con i research points, dai, ci sta. Sì, magari riusciamo ad avere delle cose un po' più interessanti qua. E abbiamo già delle cose che possiamo sbloccare di interessanti. Più 5% di manpower, più 2% di recovery, morale recovery, monthly general loyalty, che non è male. Monthly Tyranny. Questi forse c'erano già. La realtà dei generali mi piace. E quanto abbiamo di Tyranny? Meno 0,21. Vabbè, non è gravissimo. Cioè, poi tanto non stiamo facendo tanto tirannia. Questo ci sta, dai. Human power va bene. Primary culture happiness. Beh, ma iniziamo ad avere poca gente della nostra cultura in questo momento. E più ci espandiamo, meno ne avremo. Non so se conviene spendere quei punti in quel modo. Ok. A due cascoi non se li ha appena picchiati, buonissimo. Stiamo facendo un buon carpet siege qua comunque. Potevamo prendere magari quel meno 0,5 di aggressive expansion, però boh. Non ero convintissimo. No, grazie. Ah, quello lo stanno già sediando, quindi non mi interessa andare là. Vabbè, senti, allora. Andate voi in là che io mi prendo sta zona. Queste sono tutte anche zone brutte, no? Pianure, eh? In mezzo alla rabbia. Ma queste sono pianure. Qua prendono del malus ancora, eh? Meno 5%, qua prendono il mouse. Meno 4,60. Che gran cambiamento. No, sono zone terribili comunque.
Talmud ha reclutato dei mercenari in giro intanto. Ma non credo che abbia da preoccuparsi più di tanto, perché tra un po' prenderemo comunque quello che ci interessa e poi ce ne andiamo via. Cioè, in questo momento mi conviene prolungare un po' la guerra, più che altro perché tanto non abbiamo perso troppo manpower. E solo 10.000 in questo momento dall'inizio della guerra. E più così ci scende un po' l'aggressive expansion. Allora, aggiungiamo anche Madiama, Lava, questo. Ci facciamo una buona espansione da qua, prendiamo tutta questa roba qua. Speriamo di riuscire a prendere anche questa zona, così magari ci espandiamo in qua colonizzando, se si riesce a colonizzare, perché abbiamo visto che non è così facile. In questo momento accetterebbe, ci dà tipo 20 di aggressive expansion. No, prendiamo questo e poi tra un attimo switchiamo più in là. Non stiamo neanche facendo battaglia, è stata la roba più easy di quanto pensassi. Cioè abbiamo preso tantissimo attrito, quello sì, abbiamo perso tutta la gente quasi solo di attrito. Non so quanto mi convenga espandermi giù con le mie truppe. Facciamo che queste le riporto a casa. Queste sono il terzo stratoscolo di Siria? Mi sa di sì. Allora queste le devo riportare in là. Questo stratos qua invece... che è quello nuovo appena fatto, lo mando qua su. Taulanti, ma no Taulanti, lasciatemi in pace. Ah, stanno andando a prendere quello loro. Tanto vediamo se mi darebbero anche tutta sta roba in pace. Ah, quelle... Non so come prima me le metteva, adesso non più. Forse vi ho detto dammi tutta la provincia, mi ha detto di sì. Oh dai, la guerra è andata bene, diciamo. Poi ci sta, si, ho detto che Ascoina si sta occupando di tutto il discorso. E Tamud mi sa che verrà praticamente dimezzato. Non so se ha tanto senso espanderci ancora più in giù in questo momento, perché tanto... Così mi sembra già abbastanza sufficiente. Allora, lei è stato preso tutto, quindi facciamo che fare la pace. Allora, diciamo tutto quello. Anche questa. Cosa ci cambia prendere questa o no? Da 24 a 27. Come sono messe queste province? C'è gente? C'è poca gente, producono poca roba. E ancora hanno anche tanto, tanto attrito qua, vero? Ma c'è una zona dove non c'è tutto questo attrito. 4,70. 1%. 5. 5, 5. Ah, perché sono anche sopra il limite possibile. 5. No, sono tutte messe così comunque. Vabbè, dai. Che prima faccio tornare la gente a casa, poi dopo facciamo la pace. Allora, la pace è imminente, dice. Quanto manca? 1085 giorni, vabbè. Allora, questi andate ad aspettare il vostro comandante. E
quelli prendono un po' di attrito, ma vabbè, dai. In un anno recupereremo quello che abbiamo perso. Decapolis se ne stanno tornando a casa, effettivamente. Mi sembra anche onesto. Qua arrivano il 17 di agosto, quindi pronti a portarli qua. Vedo che Scoia non so se si sta espandendo ancora sotto, grazie cari miei. Mi sa che non li annetterò mai, ma almeno mi hanno dato davvero una grande mano con tutte le guerre in cui li ho difesi. Abbiamo preso un paio di belle batoste in termini di manpower nelle guerre giù sotto, ma adesso la situazione migliora. Sì, decisamente. Allora, qua nave, vai là nel porto. E questi qua, allora unitevi. No. Volevo dire G. E andate. Va bene. What? Questo è Tamud. Oddio, non avevo visto tutto questo casino di Tamud. Cioè, Tamud ci stava entrando in casa senza neanche che ce ne accorgessimo. Mare, allora scusatemi, facciamo la pace qua che ci sta. Questo e questo, ok, 26, va benissimo così. Ora vuoi anche questo? Ma ci costerà 1, che ci aumenta la digressive expansion di 0,83. Ma dai, vabbè, prendiamocelo. I soldi ci danno dei malus? No, dacci dei soldi allora. Puoi rilasciare delle... No? Vada. Decisamente meglio. Detto questo, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio in cui cercheremo di sistemare un po' il post-guerra e andare a programmare le prossime espansioni e le prossime annessioni. Ciao a tutti, buona giornata.